Il nuovo Palace di Civitanova è pronto. Oggi la presentazione alla stampa in attesa dell'inaugurazione ufficiale. L'impianto da 4.500 posti ospiterà la Lube Volley Treglia, altri sport e concerti. Un'opera nata tra scetticismo e polemiche, realizzata in pochi mesi, che diventa un'opportunità per tutto il territorio provinciale, sottolinea l'amministrazione Corbatta. Dalla idea alla consegna un anno e mezzo, dall'inizio alla fine della costruzione 6 mesi. Questi sono i tempi. E che significa per Civitanova, non solo per l'aspetto sportivo? Per Civitanova significa la speranza della ripresa. Indubbiamente non puntiamo solo sul palazzetto, ci mancherebbe altro, ma questo è un pezzo importante ed è simbolico per la volontà di ripresa di questa città. È una struttura a servizio di territorio provinciale, non solo di Civitanova. Certo, Civitanova oggi con quest'opera, quella della fiera, assume un ruolo ancora più importante. Siamo soddisfatti, abbiamo concluso un'opera inaspettata da tanti. Non ho mai dubitato io di realizzarla, tant'è che le fiduzioni personali messe con delle proprietà immobiliari mi dava garanzia della riuscita di questa cosa. E dobbiamo ringraziare veramente il Comune per quanto ci ha affiancato, insomma, anche nonostante le prescrizioni siano state tante a loro vantaggio, però era ultimare tutto, completare l'opera dal centro commerciale alla fiera e al palazzetto, pertanto ci siamo. È stata fatta tutta una polemica veramente di poco conto, perché questo palazzetto è stato realizzato in 4 mesi lavorativi e io penso che in Europa non esiste una struttura come questa realizzata in 4 mesi. È stato un risultato importante dove c'è stata sinergia tra amministratori che hanno dato risposte efficaci e costruttori che sono stati seri e hanno rispettato gli impegni. Di volta in volta abbiamo superato tutti gli ostacoli e oggi questa struttura è a disposizione di tutta la regione, a disposizione di tutti gli sportivi e del pubblico che parteciperà, mi auguro numeroso, e tanti appuntamenti concertistici che qui organizzeremo. E quindi quando ci sarà il primo appuntamento ufficiale all'interno di questo palazzetto, aperto al pubblico? Presto.